Ehi Google, accendi le luci blu. Questa volta non ti dico no, che poi ti prendi male. Certo che senza la musica live è tutta un'altra cosa la vita. Buongiorno signori, come avrete capito all'interno di questo pacco si cela qualcosa di pensato da Google per noi amanti della musica, qualcosa che forse dovrebbe cambiare proprio le carte in tavola. Sono molto curioso di vedere che cosa c'è dentro, quindi lasciate un bel mi piace qui sotto e noi partiamo con l'unboxing. Nest Virtual Stage, qualcosa di tecnologico che a me fa veramente impazzire. Apriamo la scatola e scopriamo che cosa si cela all'interno. Tante cose interessanti, abbiamo una busta con varie indicazioni che tra un attimo leggeremo, abbiamo un Google Nest Audio, la nuovissima emanazione, veramente fighissimo, tra l'altro ha una capacità acustica veramente significativa che dobbiamo mettere alla prova, delle Philips Hue White and Color, quindi sono il modello RGB che ci permette di creare un ambiente un po' particolare all'interno della nostra casa, tra l'altro lo sapete benissimo, io ne utilizzo a profusione all'interno di questo salotto. E poi, ultima ma non ultima, una maglietta Gally Fit Google, grigia, antracite, come piace a me. Qual è il concept di Google? Secondo me qualcosa di assolutamente geniale. Si parla di far interagire una componente hardware, per esempio questo Google Nest Audio, le Philips Hue, una componente software, ovviamente tutto il sistema di gestione digitale, la musica, il nostro televisore smart, insomma una vera figata per ascoltare un concerto dal vivo a casa nostra, nel nostro divano, con le musiche che possono interagire con il pezzo, pensato appositamente per questo tipo di interazione, insomma tecnologia di massimo livello che cerca un po' di avvicinarci ai nostri tanto amati concerti dal vivo, qualcosa di pazzesco. Gally, nello specifico, ha preparato un video in esclusiva proprio per questo evento, qualcosa di pazzesco, ve lo linko qui sotto in descrizione, lo potete vedere anche insieme a me su Instagram, lo vediamo sicuramente stasera tutti insieme e io vi mostro in questo video come funziona tutto il sistema. Innanzitutto partiamo da questo Nest Audio, lo vedete, a me piace moltissimo la componente estetica di questo prodotto, grigio antracite, che si integrerà perfettamente all'interno di questo salotto, ma la grande novità è anche il fatto che ha un design acustico molto particolare e molto efficiente. Si tratta di un dispositivo che ci permetterà di ascoltare il concerto nel migliore dei modi. Addirittura se ne abbiamo più di uno possiamo connetterlo insieme e fare effetto stereo ed è veramente fighissimo. Ovviamente non soltanto con lui ma anche con le Philips Hue possiamo creare un ambiente un po' particolare, le conoscete sicuramente, casa mia è tappezzata di Philips Hue, in questo specifico caso questo qui è il kit di base che vi consiglio, vi linko tutto ovviamente qui sotto in descrizione, con il telecomando di controllo remoto, abbiamo il famoso hub che permette poi di gestirle e due lampadine RGB e io aggiungerò anche una piccola chicca sempre di Philips per aumentare ancora di più l'effetto immersivo. Detto questo, allestiamo il salotto da concerto e godiamoci insieme questa meravigliosa performance interattiva. Step numero 1, configurazione del Google Chromecast nel televisore alle mie spalle per fare in modo di streamare il concerto in alta qualità. Step numero 2, configurazione ovviamente del Google Nest Audio. Come vedete si integra perfettamente su questa superficie in legno di noce, ma soprattutto vedete ha dei comodissimi controlli touch. Così connesso possiamo far streamare l'audio in alta qualità direttamente a lui. Step numero 3 però, configurazione delle luci. Questo è il bellissimo kit di Philips che ci ha fornito Google, ma io in realtà all'interno di questo salotto sono già ben dotato di lampadine Philips Hue, quindi salterò i passaggi di configurazione delle stesse. Infatti vedete, io dispongo sia di questo bellissimo pannello luminescente, sia di questa luce del lampadario, sia effettivamente quella che è la lampada d'ambiente principale del salotto. Quindi l'idea è di aggiungere in realtà un paio di gadget sempre di Philips Hue che secondo me aggiungono ulteriormente uno step al televisore. Ed eccole qui due piccole luci che possiamo posizionare direttamente dietro il pannello della televisione per proiettare le luci direttamente sulla parete posteriore. Come vedete la posiziono qua dietro e l'effetto complessivo deve essere veramente fighissimo, adesso ve lo mostro. Mm-hmm.
Ultimo step, ma non certo meno importante, estraiamo l'ultima sorpresina che ha mandato Google, ossia il poster dell'evento. Qualcosa per tematizzare ancora meglio, guardate qua che figata. Signori, tutto perfettamente configurato. Adesso non resta che lanciare direttamente dal nostro smartphone il concerto, che vi linko qui sotto in descrizione, sulla TV qui alle mie spalle, e stiamo a vedere che cosa hanno riservato per noi. Dovrebbe essere molto figo vederlo interagire con Google Nest Audio e soprattutto con tutta questa domotica installata nella stanza. Si sa, sono tempi duri per la musica dal vivo, ma non dobbiamo rinunciare a rendere la musica viva. Quindi, oggi il mio concerto si tiene in un posto speciale, casa vostra. Ehi Google, mettimi le pare Bad Times. Sono curioso. Questa volta non ti dico no, che poi ti prendi male. Questa volta non ti dico no, Ehi Google, accendi le luci blu. Dammi il tuo cuore, ci farò un falò. Dammi una pistola, io la appoggerò. Dammi le parole, ci farò il freno. Mi andava giù. Ehi Google, accendi le luci rosse. L'ha capito da solo, tra l'altro, non ho dovuto neanche leggerlo. Beh, ragazzi, questa roba che la stanza si tematizza come il palco all'interno di un video è fighissimo, è la contemporaneità dei concerti fatto così. Così è veramente bello. Aggiunge una componente che è quella interattiva, che è quella che manca quando si ascolta in cuffia un brano, no? Perché sono quelle storie, io non cerco scorciatoie, baby. Ehi Google, fammi sentire il rumore del temporale. Ehi Google, spegni le luci. Lasciamo che siano questi lampi ad illuminarci. A volte cado così in basso che ho paura di me. C'è il Google Nest Audio che sta riproducendo in questo momento il suono del temporale, che fa da sottofondo al brano pensato appositamente per funzionare così da Gali. Figata! Figata, c'è il pavimento bagnato anche. E mi ha spento anche tutte le luci, tranne chiaramente quella pilota che serve per farmi vedere in camera. Wow. Dove sarei se non ci fosse mamma, non lo so. Devo dire che un concerto fatto così è veramente fighissimo. Ora possiamo approfondire l'esperienza utilizzando il Google Nest Audio per andare anche a vedere il backstage. Infatti vedete, nella confezione mi è arrivato anche questo pass, Nest Virtual Backstage Pass, simile a quelli che ti danno nei veri concerti, questa cosa è molto figa. E c'è scritto di attivarlo, questo potete farlo anche voi ovviamente, dicendo: ok Google, parla con Nest Virtual Stage. Io me lo metto. Gali ti aspetta sul palco o nel backstage, a te la scelta. Backstage. Ok Gali, com'è andato lo spettacolo? Pazzesco, perché c'è stata un'energia vera. Ho proprio avuto la sensazione di portare la mia musica a casa delle persone. Signori, detto questo, lo avete capito, la tecnologia che va nella direzione di tenere insieme le persone, di migliorare la vita delle persone, di provare a portarci un pizzico di quello che era il brio dei concerti dal vivo, adesso in questa situazione dove è impossibile veramente frequentarli, secondo me è la migliore del mondo. La tecnologia dovrebbe proprio fare questo. Nostro compito è andare sempre più nella direzione di una
tecnologia che ci permetta di stare insieme alle persone e di migliorare le nostre giornate. Insomma, detto questo, che altro posso dirvi? Ovviamente tutto quello che avete visto oggi potete farlo anche voi, il link ve li lascio qui sotto in descrizione, potete comprare un Google Nest Audio per fare la stessa identica cosa con il video che adesso è pubblico su YouTube, potete divertirvi insieme a Gali e insieme alla vostra famiglia, ma soprattutto se vi è piaciuta questa tipologia di video fatemelo sapere con un bel commento qui sotto e soprattutto con un bel mi piace. Noi ci rivediamo invece sabato prossimo con il solito prossimo video. Ehi Google, spegni tutte le luci. Questa volta non ti dico no, che poi ti prendi male e ti fai mille fare.